Oggi, all'inizio di ognuno dei quattro turni della giornata, la Polizia Municipale di Perugia ha indetto 2 ore di sciopero. È stata una decisione un po' sofferta, anche perché siamo coscienti dei disservizi e dei problemi che possiamo aver creato ai cittadini, e di questo ce ne scusiamo. Ma era importante dare un segno all'amministrazione che la situazione non era più tollerabile da parte nostra. Rispetto al rapporto di 1 a 800 circa che stabilisce la legge regionale, noi siamo abbondantemente, rapporto operatori-cittadini, noi siamo abbondantemente oltre l'1 a 1400. A questo si unisca al fatto che negli anni, in virtù del fatto che l'amministrazione si è seduta al tavolo per la sicurezza con il progetto Perugia Città Sicura, ci sono stati richiesti numerosi servizi per i quali giustamente l'amministrazione ci ha riconosciuto delle agevolazioni. Questo progetto queste agevolazioni che ci sono state riconosciute sono state drasticamente tagliate dall'amministrazione, ma comunque con la pretesa di mantenere lo stesso livello di servizi. Questa è stata, diciamo, non la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma la carenza d'organico, la richiesta sistematica di servizi aggiuntivi, una dotazione tecnica non all'altezza del servizio tecnica e strumentale, non tanto come apparecchiature ma quanto come mezzi, all'altezza del servizio che vogliamo dare ai cittadini, e ha fatto sì che prendessimo questa decisione. Avremmo potuto decidere o scegliere di fare un'intera giornata di sciopero. Abbiamo preferito un approccio light, anche per rispetto nei confronti della cittadinanza tutta. E quindi abbiamo intanto indetto per oggi 2 ore di sciopero per dare il primo segnale duro e deciso all'amministrazione che non siamo più disposti ad accettare qualunque scelta unilaterale dell'amministrazione.